Sino e Third Agency presenta Cinemania, il futuro del cinema tra sala e filmmaker. Cinemania, il cinema raccontato da chi fa cinema e non solo. Un programma di Enzo Stroscio e Lucio Di Mauro. In onda tutti i venerdì e in replica sabato e domenica alle ore 21 su Globus Television, canale 819 in tutta la Sicilia. Seguici in diretta anche in streaming nella pagina Facebook Globus Magazine e su www.globusmagazine.it/video. Conduce Lucio Di Mauro. Cinemania, l'accendi e ti accende. Il dolore più grande è non essere desiderati, renderti conto che i tuoi genitori non hanno bisogno di te quando tu hai bisogno di loro. Quando ero bambino ho vissuto momenti in cui non volevo vedere la bruttezza, non volevo vedere di non essere voluto. Questa mancanza di amore è entrata nei miei occhi e nella mia mente. Non sono mai stato veramente desiderato. L'unico motivo per cui sono diventato una star è la mia repressione. Nulla mi avrebbe portato a questo se fossi stato normale. John Lennon, 1971. John Lennon è stato un cantautore, polistrumentista, paroliere, attivista e attore cinematografico. Nacque a Liverpool il 9 ottobre del 40. Dal 62 al 70 è stato compositore e cantante dei Beatles, in coppia con Paul McCartney. Ha composto anche la maggior parte delle canzoni. Fu ucciso da Mark David Chapman a New York l'8 dicembre del 1980, una morte improvvisa due mesi dopo il suo 40° compleanno e poche settimane dopo l'uscita di Double Fantasy, l'album che dal suo ritorno al lavoro, dopo il periodo dedicato a fare papà per il suo secondo figlio, Sean. E questo è l'omaggio a John Lennon che Cinemania vuole fare oggi, naturalmente per ricordare questo grande artista. Per i dettagli, per quanto riguarda questa puntata, la parola a Valeria Chiodelli. In questa puntata di Cinemania, ospiti in studio, Carmelo Caccamo, poliedrico attore comico, Carmelo Auteri, in arte Mel Stoltman, filmmaker, collegamenti esterni, da Milano, Claudio Pofi, finestra sulle ultime novità nel campo cinematografico digitale. Da Milano, Anna Dato ci parlerà del cinema e ispirazione. Intervista a Miele, la cantante siciliana approdata a Sanremo e che ha aperto il concerto a Tormina di Francesco De Gregori. E adesso, sigla! Sino e Third Agency presenta Cinemania, il futuro del cinema tra sala e filmmaker. Cinemania, il cinema raccontato da chi fa cinema e non solo. Un programma di Enzo Stroscio e Lucio Di Mauro. Conduce Lucio Di Mauro.
Bentrovati, ennesimo appuntamento qui su questa emittente Globus Television, ormai è un appuntamento fisso per chiudere bene la settimana, quindi ogni venerdì, sabato e domenica con Cinemania. L'orario è in prima serata alle ore 21, ma comunque se vi perdete la diretta ovviamente in televisione sul canale 819 c'è sempre lo streaming su internet www.globusmagazine.it/video. Bene, intanto un ringraziamento subito a tutti coloro che ci hanno seguito non soltanto in televisione ma anche su Facebook, tantissime le visualizzazioni e siamo riusciti ad entrare nelle vostre case nel migliore dei modi. Il vostro consenso sicuramente ci riempie di gioia e ci fa lavorare sicuramente bene. Presentiamo subito gli ospiti, sapete che è molto elaborato questo programma, gli ospiti anche quest'anno, abbiamo tanti ospiti che cureranno un po' tutti gli argomenti sul cinema fino a giugno in poi e partiamo con questa ennesima appuntamento, questa puntata abbiamo Carmelo Caccamo. Buonasera Carmelo, come stai? Ciao Lucio, buonasera ai nostri spettatori, bene. Sto bene. Si vede. Sono in forma, sono a dieta, quindi in questo momento sto bene. Bella, sto fatto che a dieta mi piace molto, dovrei esserlo anch'io, però forse... No, vedi, ma tu stai bene così, cioè se tu fossi magro non sarebbe più bella sta cosa. È vero, forse è vero, però devo arrivare a un peso salute, perlomeno a un peso salute. Senti, il tuo rapporto con il cinema? Bello, intenso... E vorrei trascorrere di più tempo al cinema. Al cinema? Al cinema, vederlo però. Vederlo? Ah, ecco, perfetto. Non a farlo? Meglio il teatro. A mio parere, meglio il teatro. Di questo parleremo dopo tra cinema e teatro, perché ovviamente il passaggio è breve, però c'è di mezzo il mare. Come c'è di mezzo il pubblico dal vivo. Il pubblico dal vivo, che è il termometro, che tu sai perfettamente come sta andando in quel momento la tua battuta. È il termometro, il pubblico. Assolutamente sì. Al cinema questo non avviene. No. Uno solo vede abbondantemente dopo, poi taglia, cuce, eccetera. Tu lo sai bene. Carmelo Auterin, in arte Mel Stoutman. Perché Stoutman? La tradizione del cinema di genere, che è il cinema che a me piace, dice che insomma anche Sergio Leone si chiamava Bob Robertson prima, voglio dire, tutti quelli che hanno fatto cinema di genere hanno un soprannome. Io ho scelto Stoutman perché Stout significa grosso, corpulento, io lo sono, quindi Mel da Carmelo. Non lo so. Secondo me, ma aspettavo una voglio tua... dire, va. Li hai scelti apposta. C'è questa voglia di esterofilia, no? Una giornata di peso questa. Una giornata di peso. Una puntata di peso. Il tuo rapporto con il cinema? Ma è di profondo rispetto, nella reciprocità, perché io rispetto lui e automaticamente lui rispetta me. Fino a quando c'è questa intesa, allora andremo avanti. È un binario che sicuramente va in direzione, è una bella direzione ovviamente, quindi fare teatro e cinema sicuramente. Sì. Allora, Carmelo, la R Production e la compagnia Carmelo Longo hanno aperto quindi la nuova stagione teatrale inaugurare tutti i colori del divertimento. Sì, quest'anno abbiamo scelto questo hashtag, che tu sai ormai si va avanti ad hashtag. E allora io sono stato sempre per un teatro classico, sicuramente in alcuni punti, però ho sempre dato una svolta a quello, anche nell'immagine, no? Come si chiama? Nella visione che la gente ha del volantino, del Deplan, del manifesto, non ho mai usato, per esempio, quasi tutti usano un sipario, usano il rosso, io invece ho sempre usato la modernità nei Deplan, ho sempre scelto cose diverse, quindi quest'anno l'hashtag è tutti i colori del divertimento. Abbiamo fatto, come tu forse hai visto, questa foto con tutte camicie di colore diverso, proprio per fare capire che comunque quest'anno era una tavolozza di colori col quale mischiare e fare divertire l'arcobaleno del teatro. Assolutamente. Senti, Taxi a due piazze di Ray Cuni con la regia di Giancarlo Cori. Abbiamo debuttato proprio qualche settimana fa con questo lavoro, Taxi a due piazze di Ray Cuni, con la versione italiana di Aia Fiastri, che è poi quella più recitata in teatro. Abbiamo fatto quattro repliche qui a Catania, altre due le abbiamo fatte la settimana successiva al Teatro Savio di Messina. Grande successo perché il testo comunque è un testo che funziona dal 1986, quando proprio Iaia Fiastri, amica e collega di Giovannina Garinei, decise di portarlo in Italia, nella versione italiana, e da lì in poi è stato una lunga scia di successi, perché comunque la commedia inglese, la commedia un po' così, qui funziona.
Senti, raccontiamo quindi la storia di Mario Rossi, tassista, che poi un bigamo... Cioè, sì, cioè, questo è uno che ebbe matrimoni a causa di un incidente col suo tassì. Cioè non ce ne basta uno, due matrimoni. Sbattendo la testa, non capisce più e dà l'indirizzo alla polizia, un indirizzo, mentre all'ospedale dà l'altro indirizzo. Quindi un brigadiere va in una casa, un brigadiere va in un'altra, questo si perde fino a quando poi alla fine, grazie a un amico che si presta, poi c'è un gioco, si fingono omosessuali per non farle capire che ci sono le mogli, c'è tutto un gioco, alla fine comunque poi svela il fatto di essere bigamo. E il tuo personaggio qual era? Era proprio Mario Rossi, con queste due mogli che erano straordinarie, che poi era una veramente mia moglie in scena e anche a casa, bene, perché bene. Ho rimesso mia moglie di nuovo in teatro dopo i due bambini, l'ho rimessa sulle scene del palcoscenico, mentre l'altra è la bravissima Anna Di Maio, grande caratterista catanese, che mi accompagna nelle mie avventure teatrali. E un domani ci saranno anche i tuoi figli in scena? Assolutamente, già ci sono stati già tutti e due, uno c'è stato, tutti e due ci sono stati nella pancia della mamma, il primo già c'è stato, il secondo c'è stato in parte, ora il primo ci rientra con Gattacicova e farà un piccolo, farà anche una piccola parte di là. Senti, lavorare con la moglie in teatro o al cinema è grave, cioè, è grave? Lo dico pubblicamente, è grave. Non si può lavorare con la moglie o col marito in teatro, perché è la persona col quale me la prendo sempre. Perché? Se tutti sbagliano mi interessa niente, ma se sbaglia Ida la riprendo sempre. Forse magari perché tu riesci a sfogarti meglio con una persona che conosci. Comunque è bello condividere perlomeno questa passione, che ormai si è trasformata in un lavoro, perché perlomeno la sera quando ci ritiriamo tardi dalle prove, dalla sala prove, lo facciamo assieme, così condividiamo almeno anche questo tempo, se no l'avremmo passato id al centro commerciale e io alla sala prove. No, è bello comunque appunto, creare questa forma anche familiare in teatro, e poi tu sei riuscito a riempire il teatro, fra le poche compagnie teatrali che riesce a riempire il teatro. Ma hai fatto quattro spettacoli? Abbiamo fatto, facciamo tre turni fino all'anno scorso, quest'anno abbiamo aggiunto il turno delle prime il venerdì alle 20:30, pensando e ai giovani che si vogliono avvicinare un po' al teatro. Chissà, io ho un sacco di abbonati, un sacco di gente che mi dice no, mio figlio non ci vuole venire, mio figlio non piace il teatro, poi vengono, si rendono conto che è una scatola magica, perché realmente io la interpreto così, quando sei per sipario tu stai vivendo una storia, ma che fiction, ma che segreto, tu vedi dal vivo, riesci ad interagire quasi con gli attori, quindi anche i giovani si avvicinano. Abbiamo fatto questo quarto turno, siamo riusciti a riempirlo, quindi sì, è vero, siamo una bella realtà in questo momento, senza niente togliere e mi fa piacere agli altri. E mi fa piacere che sono quelle belle realtà teatrali catanesi che riescono sicuramente a portare avanti il teatro nel migliore dei modi, il teatro dialettale, il teatro vostro, nostro soprattutto. Assolutamente. Bene, allora tra il teatro adesso c'è la rubrica Adesso al cinema, vediamo. Inferno. Robert si risveglia in un ospedale, vittima di una profonda amnesia, dopo che degli uomini hanno tentato di ucciderlo. Si affida al medico Sienna Brooks per recuperare i suoi ricordi e svelare ancora una volta i misteri che si annidano intorno all'opera immortale di Dante. Che è successo? Ho avuto un incidente. Non riesco a ricordare niente. È il trauma cranico. Immaginazione, ricordi, tutto si confonde. Era nella mia giacca. Apriamola. È l'inferno di Dante. È questo che continuo a vedere. Mira. Abbiamo meno di 8 ore. Possiamo ancora salvare il mondo. L'umanità è la malattia. Inferno è la cura. Carmelo Auteri, Mel Stockman, bellissimo questo tuo nomignolo, soprannome, nome d'arte, chiamiamolo sì, come sì. Vuoi. E parliamo di questo film tragicomico, lungometraggio, West Blood Story, fantasy con contaminazioni western? Sì, sì, in sintesi è la storia di un mancato rapimento, perché in un momento di scarsità tre vampiri decidono di rapire... Tre vampiri? Sì, 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 ibridi vampiri, sì. Decidono di rapire il figlio di un governatore e chiedere il riscatto. Solo che sbagliano e
rapiscono il figlio di un boss locale che era un lupo mannaro, e da lì insomma tutti gli incidenti di percorso, perché alla fine in ogni caso decidono di non riconsegnare e di avere il riscatto, e quindi da qua tutta, diciamo, l'escursus della storia. È interamente recitato in siciliano? Sì, 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 ma non in siciliano, come dire, in volgare, in caccararo proprio. Ah, proprio? Sì, 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 recitato in dialetto siciliano. Perché sai, il dialetto siciliano spazia, poi mi certo, insegna... Certo, c'è il teatrale, ovviamente, che è la prosa, il volgare, che insomma ci insegna tanto, però qua è proprio preferito... narrare la storia in maniera inequivocabile, come dire, dedicata solo ai catanesi, cioè se lo dovessimo andare a Milano o a Roma ci vorrebbero i sottotitoli. Sì, sì, sì. Poi sui sicuramente sottotitoli, alcune parti sì. Sui sottotitoli poi c'è da discutere anche, no? io li odio i film con i sottotitoli, anche se ovviamente quando uno vede un film in lingua originale, però vedere i sottotitoli e poi vedere un attimo la scena, certo, c'è certo. Uno sto gioco un attimo che dà fastidio, no? Per certi aspetti. Non funziona effettivamente, però in questo caso è inevitabile, perché di sicuro il dialetto siciliano solo in parte a Milano lo conoscerebbero, forse funzionerebbe di più a New York, paradossalmente a Little Italy, che o a Brooklyn, che insomma, che senti, a Bergamo. Come protagoniste sono tre donne ibride, come dicevi, sì, Gianni Giovanni, Sabina Rossi, che sicuramente tu assolutamente conosci. Si conosciamo tutti, sì. E poi Valentina De Franco, che è anche una cantante degli Angeli di Charlie. Quindi lupi mannari e vampiri, c'è proprio un incrocio. Sì, 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 ci sono queste trasformazioni anche durante la narrazione del film. Insomma, è abbastanza carino il film. Devo dire che ieri il 17, che c'è stata la prima, sì, è stato molto interessante, perché sono venute diverse persone e sono state abbastanza contente. Erano presenti, perché è importante quando ci sono le prime al cinema, è importante quando ci sono, non riempire la sala, però voglio dire, no, presenti i protagonisti, certo, tutti erano i protagonisti erano tutti presenti, li ho premiati, c'è stato riconoscimento per tutti che hanno lavorato bene, quindi io questo ritengo... È il tuo ultimo lavoro? Sì, insomma, datato come datato, sì, ed è quello che è venuto fuori, perché fa parte di un progetto che si chiama Il Figo d'India Film, ecco, sì, cos'è? Sono tutti film che di genere, perché dallo spaghetti western al poliziottesco all'italiana e alla commedia sexy all'italiana, quindi tutti film comunque girati qua in Sicilia, nel territorio siciliano, con attori, professionisti e dilettanti siciliani, e anche la manodopera, le maestranze sono siciliane. Qualche volta è sceso qualcuno, una volta su Pozzo del Diavolo The Legend, che è un western, spaghetti western, recitato in inglese da catanesi e sottotitolato in italiano, è venuto un ragazzo argentino, ma poi solo catanesi. Vogliamo anche ricordare per un attimo tutto il cast? Come no, ti ricordi qualcuno magari? Cioè, di quest'ultimo, di Westworld Story, ci sono Tony Russo, Carla Celano, Renny Zapato, che sicuramente conosciamo dopo tutti, Sabina Rossi, con Giuseppe Scacciano, c'è un campione del mondo di danza country, quindi poi c'è molti parlano anche di costi, quando si va a scontrare con costi per... Vabbè, io faccio un cinema di genere proprio low cost, perché me lo autoproduco, quindi mi occupo sia di produzione che di distribuzione, faccio tutto io, quindi le mie spese sono ridotte, non faccio parte di quel cinema insomma in cui orbitano nomi come Lucisano, De Laurentiis e altri del genere. Senti Carmelo, la colonna sonora è di Charles Angel, Angeli, sì, con partecipazione di Paco Tosto e sì, sì, hanno suonato tutti, perché la cosa che contamina soprattutto, tra virgolette, anche la musica, perché noi siamo tutti rockers, amanti del rock and roll, motociclisti. Quindi cinema e musica. Sì, questo... sì, sì, questo è fondamentale, se no non c'è poesia. Benissimo, allora comunque continuiamo a parlare anche del tuo film, grazie al prossimo ospite, Renny Zapato, che ci verrà a trovare. Per adesso abbiamo invece il collegamento con Milano, con Anna Dato. Ciao Anna! Ciao Lucio, buona serata a tutti gli amici di Cinemania. Allora Anna, intanto grazie per questo ennesimo appuntamento con te. Ricordiamo, Anna Dato ormai fa parte della nostra famiglia, sono gli appuntamenti fissi con Milano, questo collegamento con te. Ricordiamo che Anna è una poetessa, un'artista che si occupa di cultura, di pittura, eccetera, però che strizza l'occhio al cinema. Allora Anna, parliamo un attimo di cinema e ispirazione, relazione tra filmico e pittorico, a te la parola. Grazie Lucio, sì, esattamente, parliamo del rapporto tra il filmico e la pittura.
Il cinema, come sappiamo, da sempre ci apre le porte delle emozioni e cerca di appassionarci in tutti i suoi aspetti. Per ampliare ed approfondire la vasta gamma di proposte, i registi non esitano ad attingere in altre forme correlate, come la letteratura, la musica e la pittura. Quest'ultima viene utilizzata su varie prospettive, innanzitutto partendo dalla presenza scenica del quadro. Il dipinto, ereditato dalla realtà, con il suo carisma diverrà parte della narrazione, acquisendo valore nella trama filmica e portando nello spettatore un'impressione più coinvolgente. L'empatia che si creerà tra l'attore e l'immagine ritratta susciterà una complice partecipazione che donerà una duplice importanza alla storia, come ad esempio nel film americano del 1944 La donna del ritratto, del regista Fritz Lang, con protagonisti Edward Robinson e l'attrice Joan Bennett. Il quadro diverrà inoltre oggetto partecipe e creerà negli spettatori la sensazione di sospensione, ottenendo una forma più bella. E ad esempio possiamo trovare un altro film classico che ha appunto scritto, formato la storia del cinema americano, un film del 1958, La donna che visse due volte, di Alfred Hitchcock, con interpreti John Stewart e Kim Novak. Bene Anna, grazie, grazie per i tuoi preziosi documenti e adesso a corredo di questo collegamento abbiamo un contributo video. Grazie Anna, ci vediamo dopo. Grazie Anna Dato da Milano. Grazie, ciao. Something that lady sitting in there, who's the woman in the painting she's looking at? Oh, that's Carlotta. You find it in the catalog. Portrait of Carlotta. May I have this? Yes. Thank you. Grazie ad Anna Dato che ci ha parlato di questo film, ispirazione, cinema, ovviamente con tante belle chicche che si trovano in quel di Milano. Bene. Carmelo, parliamo un attimo anche della tua stagione, che tra l'altro sei seguitissimo in televisione, ma soprattutto in teatro, quindi parliamo di teatro. Allora, stagione lunghissima. Stagione cominciata, come abbiamo detto, sì, con Taxi a due piazze, poi il prossimo appuntamento sarà dal 2 al 4 dicembre con Uriffanti, che è un lavoro di Nino Martoglio che però non viene quasi mai fatto perché magari non ritenuto troppo comico, ma io credo che poi i lavori... E io ricordo sempre, dico sempre, il Fiat Voluntas Day, che è una commedia che conoscono tutti, che fu scritta da Giuseppe Magri e poi i diritti furono acquistati da Russo Giusti. Ma era un dramma, era una commedia drammatica dove alla fine proprio c'era anche una morta. Diventò invece il cavallo di battaglia di Angelo Musco poi e ne fece diventare una commedia brillantissima. La stessa cosa faremo noi con Uriffanti. Subito dopo Riffanti ci sarà un capolavoro invece di Russo Giusti che è Gatta Cicova, sì. Poi andremo con un lavoro che ha scritto mia moglie, perché poi vedi, poi abbiamo tua moglie? Sì, ho indirizzato mia moglie a cominciare a buttare giù delle idee. Bello. Buttiamo delle idee giù, io non c'ho il tempo, io gliele dico e lei le trascrive e abbiamo fatto questa commedia che si chiama Ora ci pensiamo, perché Ora ci pensiamo nasce dal fatto che a volte, come in tutte le famiglie, ci sono i problemi economici. E allora mia moglie mi fa sempre, dice, ma ora come facciamo quando succede qualche cosa? Io ci pensavo, poi ho detto facciamo questa famiglia con questo problema, se allora con la parola ora ci pensiamo. Quindi è inedito. Nasce una fortuna, arriva in questa casa una fortuna con quest'ora ci pensiamo. Ci state ancora pensando? No, no. Non ci pensiamo più, meno male. E poi chiudiamo la stagione con Caffè Chantant di Scarpetta, dove lì ci saranno comunque, poi ci sarà un secondo atto tutto musicale. Quindi un varietà degli anni 20. Sì. Bello, bello. Quindi la stagione è bella concreta, ma poi ci sono tanti appuntamenti fra quest'anno con Antenna, tantissime cose, Insieme, certo, Movida, certo. Una trasmissione tutta mia che farò mezz'ora ogni giorno su Antenna.
tanti progetti. Questo film con Gianmarco Tognazzi. Parliamo. Allora, c'è questo film che c'è tra capo e collo, fortunatamente. È un film che già abbiamo fatto già le prime letture di sceneggiatura. Cominceremo a registrare dal 21 novembre e si registrerà fra la Calabria e Roma. Io è nato tutto per scherzo. Mi è arrivato il messaggio di questo produttore che si chiama Sandro Frezza, che mi dice: il regista ha visto le sue foto, vorrei parlarle. Dico, io rispondo su Facebook. Ha visto solo le foto? Ha visto delle sue foto su internet. Poi abbiamo scritto che non erano delle foto, ma avevano visto un video di una cosa che io ho pubblicato. E mi ha detto, dice, a noi serve lei. Bene, io salgo a Roma, pensavo di fare la solita parte di 2, 3 pose, 5 pose. Invece mi sono ritrovato con 60 scene e quasi 40 pose. Regia è di? La regia è di Gianluca Gargano, che è un giovane regista che ha filmato comunque delle cose già importanti, per esempio un bellissimo spot per la regione Calabria con tutti gli artisti che vengono da quella regione, davvero carino, una bella produzione. Ma poi c'è un bel cast, Giorgio Haber, certo. Gianmarco Tognazzi, Fabrizio Sabatucci e il quarto sono io. E il tuo personaggio qual è in particolare? Siamo quattro, che una banda di quattro ragazzi che decidono di, prima si parlava proprio di questo, decidono di fare un rapimento, ma un rapimento dovuto a una cosa, alla distruzione della statua di un santo che loro hanno bruciato e che devono riacquistare. Quindi da lì nasce questa idea di questo film, che ti devo dire è stata una bellissima cosa, ma poi vabbè, tanti appuntamenti, ora arriva Squadra Antimafia, un paio di puntate di Squadra Antimafia. Bene. Anche se io non sono, a me non piace più identificarmi in queste, ma non perché io credo che ogni artista debba avere una crescita, e queste fiction sono fiction che comunque lasciano il tempo che trovano, perché facciamo tutti la solita posa, 2 battute, 5 battute, 10 battute. Invece costruire è come quel lavoro che sto facendo ora, che ti metti davanti a un libro che è una sceneggiatura e la studi insieme a loro. Bellissimo. Ecco, stiamo vedendo un altro aspetto di Carmelo Cacco. Ti vediamo sempre in un modo molto gioioso, in ironia. Io invece lei mi ha visto sempre da Sandina. Da Sandina, no, certo, la signora Sandina è quello. La signora Sandina non tramonterà mai. Non tramonterà mai. Non tramonterà mai, perché secondo me comunque sarà sempre d'attualità. Perché comunque è un personaggio, diciamo, l'attore che si traveste da donna è sempre stato interpretato. Ricordo, vabbè, Leo Gullotta con la signora Leonida, certo. La Coriandoli fatta da Maurizio Ferrini, ma sempre Gigi Andrea, certo, quindi certo. Comunque un personaggio che non tramonterà mai, ed è stato comunque quello che mi ha portato a questo mezzo primo scalino di lavoro. Io direi un po' mezzo, io dico mezzo primo, chi va piano passare e va lontano. Bene, poi chiudiamo sicuramente con uno sketch tuo particolare della signora Santina. Bene, per adesso abbiamo un collegamento con il Cinema Massimo di Torino, la regista Florence Moreau ha presentato il documentario distribuito da Cinecittà Luce, La scelta di Leone. Vediamo il servizio. Bene, in collegamento da Torino siamo con Florence Moreau, regista e scrittrice francese di origine piemontese, ma di lei sicuramente parleremo perché al Cinema Massimo di Torino, la regista appunto francese, insieme a Carlo Ginzburg, Paola e Aldo Agosti e Giovanni De Luna, hanno presentato il documentario prodotto da Graffiti Doc e Zedic per Arte con il sostegno dei Film Commission Torino Piemonte, distribuito da Cinecittà Luce. Il film documentario si chiama La scelta di Leone, dedicato a uno tra i più importanti intellettuali antifascisti del Novecento, appunto Leone Ginzburg. Io parlo subito naturalmente con Torino, collegamento siamo con Florence Moreau, parliamo un attimo di questo film. La regista è francese, quindi c'è Riga che ci aiuta, ci supporta con la traduzione. Allora parliamo un attimo a livello generale, presentiamo questo film documentario La scelta di Leone. Lorsqu'il a créé en 1933 les éditions Enaudi, comment cet homme entouré de son groupe d'amis a pu faire de l'acte de langage un acte politique? Allora, in questo documentario ho inteso ricostruire la vita di Leone Ginzburg con una particolare attenzione alla sua azione politica
e anche alla sua carriera di editore che ha trovato espressione nella fondazione di cui è stato l'ispiratore nel 1933 della casa editrice Einaudi. Per Leone, in effetti, l'attività intellettuale era un atto politico di per sé. Senti, il documentario è ambientato nella Torino degli anni 20, dove un gruppo di compagni di liceo dall'adolescenza lotterà ciascuno a suo modo contro l'ideologia fascista. Poi questi compagni poi si chiamano Norberto Bobbio, Vittorio Foà, Giulio Einaudi, Cesare Pavese e poi appunto Leone Ginzburg, che spicca da subito per la straordinaria precocità intellettuale e passione civile. Quindi siamo proprio negli anni 20. Certamente più forte che celle di ses compagnons. Si tratta in effetti di un gruppo di amici che è solidale, fin da un'età giovanissima si incontrano sui banchi del liceo, poi molto giovani meditano tutti in giustizia e libertà, poi insieme si ritrovano ancora a condividere l'esperienza della casa editrice Einaudi. La grande amicizia che c'è tra loro è un'amicizia che in qualche modo li rende saldi nella resistenza, rende i loro valori condivisi, ma all'interno di questo gruppo Leone è esemplare da molti punti di vista per la sua radicalità, per la sua intransigenza, per il rigore morale che tutti gli altri gli riconoscono. Quindi è un personaggio che ha un carisma e una centralità rispetto a questo gruppo. Cosa significa essere giovani di fronte alla storia? Ah, qu'est-ce le sens d'être jeune? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à fait exemplaire pour nous aujourd'hui. Sì, secondo Florence, Leone Ginzburg può essere un esempio per i giovani di oggi, nel senso che è un esempio di maturità intellettuale e anche politica, che si traduce in un impegno forte, quindi è un messaggio, diciamo, di non indifferenza, di coraggio, di capacità di non soltanto cercare di applicare la propria lucidità alla dimensione storica in cui si vive, ma anche a agire in coerenza con i valori. Enrica, volevo sapere un attimo anche dalla regista Florence, lo storico Carlo Ginzburg per questo film ha concesso una rara intervista sul padre Leone. Sì, l'historien Carlo Ginzburg ha concesso un'intervista che è alla fois un modello, ma un modello absent. Voilà, è stato veramente prezioso poter intervistare, la prima volta che Carlo Ginzburg concede un'intervista in video. A proposito di suo padre, ne aveva concessa soltanto una alla carta stampata al Corriere della Sera diversi anni fa, in cui parla della figura di suo padre, che ovviamente ha poco conosciuto perché Carlo aveva solo 5 anni quando suo padre è morto, e forse anche questo contribuisce all'emozione che Carlo prova nel parlarne, che quindi anche per lui è stato, diciamo, un momento estremamente significativo, emozionante, quello di rilasciare questa intervista che rimane come un documento di grande importanza e prezioso. Bene, per chiudere facciamo appunto l'ultima domanda. Ovviamente parliamo di un ventennio che ha segnato per sempre il nostro futuro nel nostro paese. Riflessione, ci aiuta molto a riflettere questo film, riflessione con cui gli italiani ancora oggi non vogliono fare i conti. Ecco, la riflessione finale dopo aver visto questo film, la riflessione finale da chi ha fatto come Florence questo film, qual è? Moyen de résistance et moyen politique et moyen de conscience politique. In effetti quello che Florence vuole dire è qualcosa che riguarda certo l'elaborazione che l'Italia ha avuto dei vent'anni, ma riguarda più in generale l'idea di resistere quando si è di fronte a una situazione politica e storica che porta alla chiusura intellettuale, alla chiusura culturale, alla perdita dei valori democratici. Quindi, da un certo punto di vista, riportare in luce l'atteggiamento di questi giovani di fronte al regime fascista è un invito a continuare a resistere e a lottare per
difendere i valori democratici e a non dimenticare la coscienza politica e soprattutto quanto la cultura abbia una parte importante nel mantenimento di questi valori. Bene, grazie naturalmente a Florence Moreau per la sua disponibilità, la ringraziamo, vorrei ringraziare anche Enrica Capra che ci ha un attimo supportato, ha fatto la traduzione di questa nostra intervista ed infine volevo ringraziare ovviamente anche l'ufficio stampa Giulia Ghigi che ha permesso tutto questo. E allora al cinema ovviamente, abbiamo avuto questo collegamento da Torino, dal cinema di Torino, al Cinema Massimo dove è stato presentato la prima, in anteprima, questa prima, La scelta di Leone, dedicata a uno dei più importanti intellettuali antifascisti del Novecento, Leone Ginzburg. E quindi vi auguro naturalmente una buona visione con questo documentario straordinario che fa veramente un tuffo nel passato, risveglia un po' gli animi ed è giusto che sia così. Grazie ancora, da Torino è tutto e adesso noi ci vediamo di nuovo il trailer, altri filmati, spezzoni di questo film documentario. Grazie, arrivederci, ciao. Grazie a voi. Che dire oggi a questi ragazzi e queste ragazze di 20 anni di una società anemica, in parte corrotta, dove all'idealismo non è nemmeno concesso di esistere nelle coscienze? L'Italia ha dimenticato la propria storia. Intere generazioni dopo la guerra e il fascismo sono insorte, sono state sacrificate. Leone Ginzburg ha trasformato un atto linguistico in azione politica. La sua profonda radicalità ha sfidato i tempi di repressione e chiusura in cui ha vissuto. Certo, non è possibile nessun parallelo. Le epoche non sono comparabili. Film di storia, comunque, Carmelo, sono importanti. Tu ami il film di storia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi piace tantissimo. Lucio, scusami, sì. Lucio, perdonami. Scusa, Ora. Sì, siccome loro due sono due bravissimi attori, secondo te potrebbero darmelo il numero di Sorrentino? Numero di telefono? Sì, sì. O di scarpe? Di telefono? No, di telefono. Di Sorrentino? Ho fatto anche di Tornatore. Ah, di Tornatore. O meglio ancora, Martin Scorsese, per esempio. Ce ne sono altri che vorresti... No, perché io mi piacerebbe fare un film, magari, non so, mi vedono. Allora, se vuoi un numero di telefono te lo posso dare. Sì, dai, quale? Un numero di telefono devi girare per fare un DSO urgente, senza alcun accordo. Io sono d'accordo, Valeria, per cortesia, facci... Valeria, è un peccato, meglio lei, obiettivamente. Non peggioriamo la cosa, non peggioriamo le cose che già siamo... Parliamo di cose più serie. Allora, avete visto, c'è un cambio ovviamente di scena, è andato via Carmelo Auteri, invece al suo posto c'è Renny Zapato, conosciutissimo musicista, cantante e attore. Ecco, mettere assieme queste due cose? Guarda, è tutto, fa parte dello spettacolo. Io ho iniziato a cantare da quando avevo 12 anni, adesso ho 52, canto da tantissimi anni rock and roll e rockabilly, iniziando scimmiottando con una band di compagni di classe, i Rhino Rockers, iniziando a imitare Elvis Presley, poi sono passato man mano al mio stile. È un passaggio obbligato, imitazione Elvis Presley. Non è imitazione, eravamo sullo stile di Elvis Presley, perché il genere rockabilly e rock and roll è lo stile di Elvis Presley, ma non è solamente Elvis Presley, certo. Ci sono stati tantissimi altri cantanti, io poi mi sono specializzato un po' nel solitaire black man alla Johnny Cash, ecco. Certo, come no. E qui mi sono, diciamo che ho continuato su questa scia. E poi il passo. E poi ovviamente è stato... il passo a televisione, prima Le Iene, assieme a Greg e Lillo, prima come inviato siciliano, poi come inviato di puntata, poi delle Ienissime, eravamo quelli che facevamo gli scherzi alle Iene, all'interno delle Iene. Vedete cosa? Perciò. E poi dopo, man mano, con Carmelo Auteri abbiamo iniziato a fare dei cortometraggi, dei mediometraggi a Roma, ci siamo allenati sin da giovanissimi, diciamo, fino a quando poi ognuno di noi ha preso carriere diverse, lui filmmaker, io mi sono addentrato ancora di più nella musica, ho fatto dischi, ho fatto Saremo Rock, Saremo Giovani, eccetera, eccetera, però la musica è rimasta, ovviamente, col crescere degli anni, non c'è stato il cambio generazionale per quanto riguarda il rock and roll. Perciò mi sono dovuto adattare, nel 96 ho cominciato a fare rap, mi sono andato in America
ho fatto il gangster rap un po' con tutti gli americani della 13esima strada di Los Angeles. Comunque erano film ovviamente musicali per certi versi, che chiaramente la musica era erano anche film musicali. Abbiamo iniziato a fare dei cortometraggi musicali dove c'era tutta la storia di vari canti. C'è stata una web series, Zapato non si diceva a Roma, fatta da Carmelo Teri, bellissima, che ha avuto un successo enorme sul web, dove era la storia di un ragazzo, nipote di un gangster, di un boss della mafia siciliana che veniva raccomandato a Roma tramite suo zio, e praticamente cercava di addentrarsi con le proprie forze, ma c'era sempre lo zio boss che lo raccomandava all'insaputa sua, perciò tutte delle gag, degli equivoci molto molto carini. Poi da lì abbiamo iniziato a fare, c'è passato il film di genere, è iniziato il western. Il western, sempre con Carmelo Auteri, abbiamo fatto questo stile nuovo, Fico d'India Western. Sì, infatti ne parlavamo prima. Abbiamo iniziato a fare un mediometraggio dal titolo Poso e del Diablo, The Legend, dove io faccio ovviamente Poso, un bandito messicano. E la faccia ce l'hai da bandito messicano? La faccia da bandito. e niente, allora perciò io ho dovuto levare un po' il mio look usuale, con i capelli col ciuffo, il basettone eccetera, mi sono dovuto fare crescere la barba, i capelli eccetera, che da lì poi ovviamente altri registi, altri produttori mi hanno visto, e da lì abbiamo iniziato a fare praticamente tutte le parti. Adesso mi chiamano anche per fare altre cose, sempre del ruolo western eccetera. Diciamo che il western mi sta prendendo molto bene, ma adesso continuiamo sempre con Carmelo. A febbraio stiamo per fare un altro film western dal titolo Prima ti ammazzo e poi ti seppellisco, uno spaghetti western, sì. Perciò sai, non finisce mai. Ma di questo ovviamente ne parleremo ovviamente nelle prossime puntate di Cinemania, parleremo appunto di questo prossimo film. Per adesso invece abbiamo il collegamento con Claudio Pofi, l'esperto di cinematografia da Milano, e che ci parla delle sue recensioni straordinarie, due in particolare. A te la parola, Claudio Pofi. Ciao Lucio, un saluto a tutti. Bene, allora intanto grazie a Claudio Pofi da Milano. Parliamo ovviamente di recensioni, ultime recensioni. Oggi ci parlerai di due recenti produzioni cinematografiche da poco disponibili in home video: Il prezzo della verità con Robert Redford e Zona d'ombra con Will Smith. A te Claudio. Esattamente, partiamo con l'ultimo che hai nominato, Zona d'ombra, titolo originale Concussion, che significa commozione cerebrale. La storia vera, incredibile, biografica di questo medico africano nigeriano trasferitosi a Seattle negli Stati Uniti. Lui è Bennett Omalu, il personaggio interpretato da un grande Will Smith, medico con numerose specializzazioni, che ha la passione per la patologia forense. È dipendente di questo locale coroner, si ritroverà sul tavolo operatorio questo idolatrato giocatore di football, caduto in disgrazia, allontanatosi da tutti per questi violentissimi comportamenti e purtroppo deceduto. Lui scoprirà attraverso questo giocatore, ma soprattutto anche con successivi purtroppo giocatori di football che arriveranno sul tavolo operatorio, questa malattia di cui nessuno aveva idea, ovvero l'encefalopatia cronica traumatica, che provoca danni gravissimi al cervello a causa delle botte continue prese soprattutto da questi giocatori di football. Il film è diretto da un regista poco conosciuto, lui è Peter Landesman. Un'opera che consiglio più per l'aspetto medico-biografico che non per quello della drammaturgia, benché l'opera sia comunque anche da questo punto di vista discretamente interessante. Come dicevo, c'è un ottimo Will Smith, e è un film che purtroppo non ha avuto un grandissimo successo in sala. Allora, chi non l'ha visto lo può riscoprire in un video. Sono arrivati il DVD, il Blu-ray, non solo il Blu-ray 2K, ma anche la versione 4K. Ricordo che il film è stato girato interamente in digitale, tra l'altro nemmeno a risoluzione 2K, ma bensì 3K, quindi con un deciso miglioramento per quello che riguarda insomma tutto il comparto delle immagini, della qualità, delle texture. E il Blu-ray 4K è sicuramente quello che beneficia di più in assoluto di tutto questo, anche per la parte audio, naturalmente grande spazio alla qualità, soprattutto per il Blu-ray 2K, perché ricordo che la confezione 4K contiene anche quella 2K,
e un po' meno per il disco 4K, che purtroppo ha l'audio Dolby Digital multicanale, quello tipico del DVD, perché bisognava dare più spazio alla nuova codifica Dolby Atmos in inglese. Ci sono dei discreti extra, io segnalo su tutti sicuramente il commento del regista, un paio di approfondimenti interessanti per seguire Will Smith sul set, ma ci sono anche delle sequenze tagliate o messe dal montaggio finale. Se continuate a rifiutare il mio lavoro, i vostri uomini continueranno a morire. Digli quello che succede effettivamente. Dite la verità. Dite la verità! Credo che diventerai un eroe americano. Ma non sono neanche americano. Ancora meglio. E allora, il secondo film, anche questo molto interessante, anche questo in parte biografico, di cronaca della televisione americana, quella importante. Parliamo di Truth, Il prezzo della verità, la storia di questa produttrice del network televisivo americano CBS, lei si chiama Mary Mapes, contentissima di avere messo a segno questo importante reportage investigativo, nel quale vengono rivelate delle prove secondo cui l'allora presidente George W. Bush, peraltro prossimo alla reelezione per il secondo mandato alla Casa Bianca, pareva essere riuscito a imboscarsi nella Guardia Nazionale per evitare il servizio attivo in Vietnam, e vengono mostrati degli incartamenti che dimostrano i suoi spostamenti tra il 68 e il 74. A presentare questo importante speciale televisivo, un anchorman famosissimo, lui è Dan Rather, prossimo alla pensione, uno speciale che minerà le carriere di entrambi questi personaggi, perché gli argomenti presentati crolleranno di fronte a insabbiature, manipolazioni, e tutto si rivelerà una bolla di sapone. Anche se in parte didascalico, questo film è assolutamente da vedere, se non ha per le interpretazioni straordinarie di Kate Blanchett e di un grandissimo Robert Redford. È arrivato grazie a Lucky Red e a Mustang il DVD, ma anche il Blu-ray. Io consiglio come sempre la versione in alta definizione. Purtroppo in questo caso non ci sono extra se non il trailer, però il film vale sicuramente la pena. Soprattutto lo consiglio a chi lo ha perduto in sala, perché qui davvero c'è un grandissimo Robert Redford. Grazie a Claudio Pofi, noi ci vediamo, ci risentiamo per la prossima settimana, altre tue recensioni, e ovviamente partiamo con il trailer Il prezzo della verità. Ciao Claudio! Ciao, a presto! Vogliono solo parlare di Word, di contraffazioni, e pregano Dio perché questa verità non venga mai a galla! E la prossima mossa? Noi di Cinemania siamo andati sempre in giro in estate per cercare di acchiappare, tra virgolette, i vari artisti. Abbiamo incontrato Miele, la cantante siciliana di Caltanissetta, che è approdata al Festival di Sanremo. L'abbiamo incontrata a Zafferana. Ci troviamo a Zafferana, siamo con Manuela Paruzzo, nonché Miele. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, prima di iniziare, siamo proprio nella scena, nel palcoscenico, si fa per dire, in questa cavea del teatro qui a Zafferana, dove fra poco Miele si esibirà assieme a Lipari, quindi è un duetto particolare, due siciliani che danno il meglio di se stessi. Meno male, guai se fosse il contrario. Allora Manuela, parliamo un attimo di te. Siciliana, ha da sempre avuto un legame con la musica veramente intensa, addirittura dall'età di 23 anni ti trasferisci a Milano per iscriverti al CPM Music Institute. Sì. Che succede? Allora, diciamo che ho sempre avuto una forte passione per la musica, però a un certo punto ho fatto i conti con i miei desideri, le mie passioni, le mie ambizioni, e ho deciso proprio di dedicarmi a 360 gradi, quindi 24 ore su 24 in questo ambito, quindi nell'ambito musicale. Mi sono trasferita a Milano, ho studiato in un'accademia di musica, prima cantavo e basta, e lì mi sono concessa la possibilità di imparare a suonare uno strumento e poi di scrivere delle cose mie. E devo dire che tutto ha avuto inizio proprio in quegli anni di formazione a Milano. Successivamente, finita la scuola, ho detto: dove porto le mie cose? E ho deciso di provare Aria Sanremo, che è uno dei due percorsi per accedere a Sanremo Giovani. E da lì, diciamo che è iniziata tutta un'avventura frenetica, perché in un anno ho fatto veramente tante cose che non pensavo di riuscire a fare. Infinità.
elenchiamo qualcosa, quindi dopo l'esibizione al Festival di Caltanissetta, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, vieni selezionata per partecipare al concorso Premio SIAE alla creatività con il tuo brano inedito, Un errore da niente. Sì. Anche quella è stata una bellissima esperienza, ho portato per la prima volta uno dei brani che avevo scritto, non era il primo, era il secondo, e mi sono trovata accanto ad altri tre autori e in una situazione molto particolare, perché il Festival dei Due Mondi di Spoleto è veramente un... quella settimana, diciamo, è organizzata in una maniera meravigliosa, c'è proprio un'atmosfera bellissima e c'è tanto spazio dedicato all'arte, quindi devo dire che è stata anche quella un'esperienza fantastica. Poi c'è stato, hai collaborato con Franco Musside, scusate sì, se è poco. Sì, assolutamente, è stata anche questa una bella esperienza, perché comunque ho visto un po' cosa fa lui con la musica, mi ha dato dei consigli, è stato molto bello. Senti, però ovviamente io so che tu prediligi soprattutto fare musica, classe musica per strada, quindi artista da strada. Ho fatto anche questo. Devo dire che è un'esperienza molto diversa. All'inizio non riuscivo a suonare in giro e siccome c'era questa voglia di portare un po' la mia voce, la musica in giro, ho iniziato a prendere questa decisione, a fare un esperimento, quindi a fare la musicista da strada. Solo che poi ho capito che ha degli aspetti che mi colpiscono molto, che mi affascinano molto, perché il contatto col pubblico è talmente intenso che sembra quasi fisico e quindi si crea quasi un dialogo, uno scambio, e per me la musica dovrebbe essere spesso, sempre, non spesso questo. La tua voce è stata sicuramente condizionata da una grande Janis Joplin, ma comunque senza tralasciare i cantautori italiani. Sì, i miei ascolti sono stati quelli, sono molto interessata al tema della malinconia e quindi voci come Janis Joplin, Tom Waits sono voci che mi hanno sempre, diciamo, lasciato senza fiato. Anche perché hanno un modo molto particolare di utilizzare la voce, questa cosa mi cattura spesso, però la musica italiana resta la musica italiana, mi piace scrivere nella mia lingua, quindi mi piace ascoltare cos'è che capisco al 100%, dove posso cogliere anche delle sfumature, e in assoluto il mio cantautore preferito è Lucio Dalla. E qui Lucio Dalla ovviamente in questa zona si ricorda spessissimo. E poi, a proposito di musica italiana, c'è il Festival di Sanremo. Ecco, parliamo subito di questa importante vetrina per tutti e soprattutto per te. Guarda, questa è stata una bellissima sorpresa, perché era la prima volta che provavo, come ti dicevo poco fa, Aria Sanremo, che è uno dei due percorsi per accedere a Sanremo Giovani, e non mi aspettavo di avere questa, diciamo, non voglio chiamarla nemmeno fortuna, perché comunque ho aspettato, mi sono preparata, però comunque è stata una cosa che non mi aspettavo, quindi mi sento una privilegiata, mi sento, cioè sono felice di aver avuto questa occasione, perché ho potuto portare quello che era la mia musica o quello che avevo composto in una stanza con uno strumento e un foglio di carta davanti a tantissima gente, e soprattutto è stato bellissimo vedere quel brano che era nato solo piano e voce orchestrato, quindi vederlo suonare da musicisti che io guardavo in TV o che comunque seguivo durante gli anni, e vedere che tutti stavano lavorando per quel brano, e questa cosa è stata molto bella. Ci vuoi spiegare cosa è successo a Sanremo? Un momento drammatico ovviamente per noi che guardavamo la televisione, ma soprattutto per te. Guarda, è stata una situazione molto particolare, c'è stato un errore durante il televoto della sala stampa, e quindi la decisione che è stata presa è stata quella di far rivotare la sala stampa. Per me una decisione sbagliata, o comunque bisognava trovare magari un'altra soluzione, però al di là di questo devo dire che la cosa che mi ha messo in difficoltà è stato dover gestire non solo Miele e il mondo musicale, bensì mi sono trovata di fronte a una polemica da gestire, cosa a cui non ero preparata, quindi sono stati dei giorni molto frenetici, molto particolari, però a distanza di mesi ti devo dire che porto veramente talmente bei ricordi da quell'esperienza che questo è capitato a me, mi è capitato, però non importa. Però ti ricordiamo sicuramente, questo serve, sai, è l'altra faccia della medaglia, no? Ricordarsi di un episodio, di un artista, anche in questo modo. Sì, sì. Senti, io so che tu aprirai il concerto di De Gregori al Teatro Antico di Taormina. Sicuramente già lo scenario è stupefacente, la musica di De Gregori è straordinaria. E tu che apri qui il concerto, eh? Guarda, questo è uno dei regali più belli, nel senso
perché non pensavo un anno fa potesse succedere una cosa del genere come tantissime altre cose, ma questa è in assoluto una cosa che ha a che fare con la musica dal vivo, nella mia terra, in un posto meraviglioso e con un grandissimo cantautore della musica italiana, un grandissimo uomo di parola, che poi sono le canzoni che ascolto di più. Quindi devo dire che c'è un misto, ci sono talmente tante cose belle in una sola che ancora non ci credo. Sarà difficile, cioè è anche una responsabilità, però sarà molto emozionante. Quanti brani canterai prima di lui? Ancora non ho deciso, però canterò una ventina di brani. Solo una fragile illusione di aver scelto mi porta il cuore avanti. Amore, sapessi quanto vento nella testa, sapessi quanta sabbia nelle mani, sapessi quanto fiato nei polmoni mi fa respirare e gridare, sei pazza, dove credi di andare a girare. Senti, chiudiamo la nostra breve intervista incontro con questa frase che io ti leggo e tu fai le tue riflessioni. Le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove. Sì, io ovviamente ho sofferto tanto questo dovermi spostare, andare via dalla mia terra per studiare, e durante gli anni c'è stata anche una specie di malinconia che ogni tanto tornava, perché comunque perdevo il quotidiano, le cose quotidiane che facevo prima giù, quindi veder crescere mio fratello, la mia famiglia, gli amici, e per quanto adesso la tecnologia ci aiuti così tanto, a volte ci sono i momenti di sconforto. Però nello stesso tempo bisogna, come appunto dice questa frase mi ha colpito e mi ha dato anche mi ha incoraggiata in momenti di sconforto, perché bisogna andare dove è giusto andare, nel senso inseguire veramente le proprie passioni e sentirsi anche un po' cittadini del mondo, sapersi spostare e sentirsi curiosi, perché solo andando, non dico via da casa, però girando, scoprendo il mondo, poi si possono imparare tantissime cose. A questo punto saluto gli amici di Cinemania, quello che vuoi. Ciao a tutti, sono Miele, vi saluto e vi abbraccio. Ciao! Ci ricordi la signora Santina? Io ti lascio la telecamera. No, non sono interessato, signor Lucio, non mi fate venire, mi sono portato anche i bellezze per dirgli, lei sa, io sono vedova, non ho uomini. Se lei è sposato, non lo so. Se non è sposato, l'aspetto questa sera a casa mia. Questo è il personaggio, ovviamente, personaggio, signora Santina, di Carmelo Caccamo, che ti porta dietro, ti tormenta nel senso buono, però, perché ovviamente c'è il grande successo. Ultima domanda, a chi devi dire grazie? A qualcuno nella tua vita? Allora, nella mia vita sono i miei genitori. Mi hanno capito e mi hanno lasciato andare a fare quello che volevo. Io volevo ringraziare chiaramente a Carmelo Auteri della sua presenza, della vostra presenza. Carmelo Caccamo, devi dire grazie a qualcuno nella tua vita? Alla mia grande forza di volontà, perché se non ci credi non ci riesci, e alla mia mamma. Bene, io dico grazie naturalmente a Simone Russo, che ha permesso tutto questo, il tuo ufficio stampa, grazie naturalmente anche della vostra presenza, e ringraziamo ovviamente anche Valeria Chiodelli, a te la parola. Questa puntata di Cinemania è giunta al termine, grazie per averci seguito, siete sempre in tantissimi. Se volete rivedere la puntata vi ricordo che sabato e domenica va in onda la replica alle ore 21. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle ore 21 e sempre qui su Globus Television, ricordandovi inoltre che è possibile anche seguirci in streaming sulla pagina Facebook Globus Magazine. Grazie a tutti e buon fine settimana. Un ringraziamento ovviamente a tutta la redazione, al gruppo tecnico, perché da solo non si va da nessuna parte, a Salvatore Pappalardo, Gabriele Cubeda, Salvo Di Benedetto, Alfredo Di Stefano, Gaetano Di Greggi, Antonella Malerba, Gianluigi Caruso, Renato Garbin, Donato Scuto. Un ringraziamento ad Antonella Guglielmino e Stefania Candarella, un grazie particolare a Enzo e Filia Stroscio. Vi ricordo che si replica sabato 29, domenica 30 di ottobre, sempre alle ore 21. Da Lucio Di Mauro è tutto, e vi ricordo che il cinema è la vita con le parti noiose tagliate. Alla prossima!
3, 2, 1, Cinemania!